Prima anticipazione oroscopo 2024. Questo non è ancora l'oroscopo già con tutta la spiegazione, è un inizio di visione, iniziamo a fare la conoscenza di questo 2024 che si predispone ad essere un anno piuttosto intenso, movimentato, sicuramente movimentato. Ecco, quello che non si può dire del 2024. Almeno dalle previsioni è che sarà un anno stagnante, no, quello direi che proprio non lo sarà. In che senso? Cerchiamo di capirlo e cerchiamo di comprendere anche che cosa significa per noi e perché lo sto anticipando già adesso e così capiremo che cosa ci aspetta, ma anche come noi ha senso che iniziamo a osservare quest'anno. L'anno 2024 si predispone ad essere un anno dove da un lato crolleranno molte certezze per tante persone, in particolar modo le certezze più pratiche, le certezze quelle alla quale in qualche modo ci siamo aggrappati per il nostro senso di stabilità. Chiaro che qualcuno di voi potrebbe pensare che questa è una cosa assolutamente non bella e soprattutto non bella dopo gli anni che abbiamo appena vissuto. In realtà questo crollo delle sicurezze non ha nessun significato di voler essere sfortuna nella nostra esistenza, bensì togliere gli ultimi baluardi di attaccamenti al passato che ci impediscono di andare verso il vero cambiamento. Il vero cambiamento è già qui, il vero cambiamento è già immesso, volente o nolente, in questa società, anche se per certi versi non sembra mai arrivare. Invece molte cose stanno cambiando, sono crollate e stanno portando avanti i loro effetti. Non è visibile ovviamente nel collettivo in maniera macroscopica, ma questo, ripeto, non significa che il cambiamento non sia già in atto. Per molti di noi, alcune, e poi dipende dalla vostra esistenza e dipende da cosa state vivendo, per molti di noi, ci sarà un crollo di alcune sicurezze, di alcuni baluardi. Non per tutti sarà uguale, ovviamente, ognuno di noi avrà la sua modalità, ma questo crollo ci metterà nella condizione di dover usare quei talenti che non abbiamo ancora usato. È chiaro che se una persona è completamente impreparata a una cosa di questo genere, questi crolli potrebbero essere un po', diciamo, fastidiosi, per non dire altro. Per chi invece ha preparato il terreno, questi crolli possono essere difficili, perché lo sono sempre. Ma in realtà essere quasi salvifici, fare per noi quello che magari non abbiamo il coraggio di fare fino in fondo. E questo ci permetterà di fare spazio, di creare quello spazio creativo per poter effettivamente portarci verso la nostra realizzazione. L'obiettivo di questo 2024 è veramente preparare il terreno alla nostra realizzazione. Abbiamo circa 2 anni per vedere il seme che porta il frutto. Quindi quello che compiamo oggi, quello che riusciamo a mettere in atto oggi, si manifesterà circa tra 2 anni. Non vuol dire che nel frattempo noi dobbiamo aspettare 2 anni per vedere delle cose positive nella nostra vita. No, non è questo. È che i cicli sono più complessi di quello che pensiamo. Noi crediamo che quando si apre una porta, subito si manifesta tutto quello che noi immaginiamo. Non funziona così, c'è un tempo per ogni cosa. Quindi quello che noi facciamo quest'anno, ciò che noi seminiamo quest'anno, porterà frutto intorno al 2020, fine 2025, 2026. Non dobbiamo temere questa cosa, se noi ci siamo ben preparati arriverà nel modo corretto e soprattutto porterà finalmente quella sensazione di realizzazione che magari tanti di noi stanno cercando da molto tempo. Quindi, secondo me, è in realtà un buon lavoro che andiamo finalmente a svolgere e sicuramente è molto meglio del periodo di pantano nella quale
ci siamo un po' bloccati nell'anno 2023. Dal punto di vista geopolitico ci saranno dei movimenti della quale parleremo, tra l'altro, con una serata dedicata, perché è un po' complesso il discorso geopolitico. Saranno movimenti che in alcuni punti potrebbero diventare un po' difficili e soprattutto ritorna una certa tendenza a muoversi stile guerra fredda, ma questo, di questo ne parleremo in una serata dedicata. Per quanto riguarda invece l'amore è ancora sotto esame di maturità emotiva, come abbiamo parlato precedentemente. Saturno, che è entrato in Pesci, continua il suo lungo lavoro di esame di maturità emotiva e per le coppie ci metterà di fronte a delle situazioni dove la coppia verrà veramente soppesata. Puoi andare avanti oppure no. E questo è sicuramente un importante esame. In questo anno molti potrebbero decidere di prendere strade diverse, e invece qualcuno, molti potrebbero scoprire che hanno fatto la scelta giusta quando era il momento di farla. Per quanto riguarda cioè invece i nuovi incontri, quindi i single, questi incontri avranno probabilmente il sapore del vecchio, ma la cosa importante è che questo sapore di vecchio non significa ripetizione di qualcosa di brutto. È una nuova opportunità che ha il sapore di vecchio perché deve metterci nella condizione di provare a entrare in questa situazione in una modalità nuova. Questa è la sfida che avranno le persone single di fronte a questi nuovi incontri che ci saranno nell'arco del prossimo periodo. Per quanto riguarda la crescita spirituale, invece, quest'anno si muove un'energia potentissima. Si chiama l'energia della strega, io l'ho chiamata l'energia della strega, e sarà mio compito spiegarvi con dovizia di particolari che durerà tutto l'anno che cosa significa, e sul mio canale Telegram, alla quale ti invito comunque ad iscriverti perché sappi che proprio perché quest'anno è un anno astrologicamente e soprattutto energeticamente, spiritualmente potentissimo, ho deciso di metterti a disposizione un calendario oroscopo dove vedi le oscillazioni energetiche. Avrai modo sempre di vedere qual è la situazione energetica che ti trovi davanti. Quindi, se entri nel mio canale Telegram, Alessandra Barbieri Community, trovi tutto in descrizione. Avrai la possibilità di scaricare gratuitamente questo calendario oroscopo. Ti aspetto.